Andiamo a vedere insieme adesso un'altra banca dati, un altro repertorio bibliografico elettronico di quelli selezionati per le ricerche di ambito umanistico ed è JSTOR. JSTOR è una banca dati compatibile con la maschera di ricerca integrata di OneClick, è una banca dati ad accesso riservato e è diciamo, un database che si propone, non è un database diciamo disciplinare, ma si propone relativamente a discipline anche eterogenee fra di loro, vedete quali sono diciamo, le materie per cui raccoglie la versione digitalizzata di periodici anche storici, diciamo, pubblicati relativamente a queste discipline. Ovviamente per quanto riguarda l'ambito umanistico non ha poi l'esaustività e la completezza di un database specifico come può essere l'LBA per la linguistica o MLA per la letteratura. Comunque, siccome a seconda delle collezioni che vengono attivate, c'è la possibilità di poter avere accesso all'intero full text di alcune riviste. Allora, la banca dati si apre, il repertorio si apre in questo modo, con una maschera di ricerca semplice, che vedete che non, a cui non è possibile associare dei campi. E però con la possibilità, se ci guardiamo intorno, di poter usufruire anche della maschera di ricerca avanzata, oltre al discorso del browsing, che qui è più importante forse rispetto alle altre banche dati che abbiamo visto fino adesso, perché essendo poi delle raccolte di collezioni di grosse quantità di titoli di riviste, può essere comodo fare una ricerca anche a partire immediatamente dal titolo della rivista. E c'è la possibilità, vedete, di registrarsi e crearsi un'area riservata. Proviamo a passare alla modalità di ricerca avanzata ed ecco che compare la maschera di ricerca suddivisa in stringhe, compare subito l'operatore booleano, la possibilità di associare dei campi e poi nella parte sottostante la solita presenza di filtri per lingua, cronologici, argomento, argomento a cui sono associati poi i titoli. Quindi, diciamo, se decidiamo di fare una ricerca soltanto nella sezione antropologia, significa che noi facciamo una ricerca su 89 titoli di riviste che per la loro tipologia e i loro contenuti sono stati associati alla categoria semantica dell'antropologia. E altrimenti, si parte, diciamo, con la classica ricerca, per parole chiavi o per autore. Proviamo ad impostare una ricerca. Lasciamo la ricerca aperta, diciamo, a tutti i campi e lanciamo la nostra ricerca, giusto per visualizzare i risultati. Ha trovato 14 risultati che rispondevano
alla nostra ricerca. Tra l'altro mi accorgo adesso di avere sbagliato a digitare una parola, adesso torniamo indietro. Scusate. Ok, il numero di risultati è cambiato enormemente, sono 249, oltre 249.000. Allora, vediamo l'impostazione, la visualizzazione dei risultati, è sempre la stessa, sempre la stessa. Abbiamo la parte centrale con l'elenco dei riferimenti bibliografici, risultato della nostra ricerca, e ci viene subito detto che di default sono ordinati sulla base della rilevanza. Ovviamente ci sarà la possibilità, cliccando sulla freccia, di cambiare quest'ordine e probabilmente di impostarlo anche a livello cronologico, ed ecco che compare sulla colonna di sinistra il nostro tutti i filtri che ci consentono di raffinare la nostra ricerca, a partire dalla possibilità Search Within Results, limitativamente all'interno di questi oltre 249.000 risultati, di ricominciare a fare una ricerca per parole chiavi o per autori, all'interno però soltanto di questo gruppo di risultati. La possibilità di richiamare soltanto quelli di una determinata tipologia di documento, soltanto quelli attinenti a un determinato range cronologico, e scendendo ho la possibilità di fare un filtro sulla base delle categorie semantiche e c'è la possibilità di filtrare anche richiedendo soltanto risultati di cui è possibile scaricare il PDF, il full text, è possibile leggere il full text. Il risultato compare sempre, il risultato relativo al riferimento bibliografico, nel solito modo, quindi titolo dell'articolo, autore, titolo della rivista, volume, fascicolo, anno di pubblicazione, intervallo di pagine. Poi abbiamo la possibilità, come vedete, siccome questa rivista Pacific Historical Review molto probabilmente fa parte di una, è un titolo di un periodico che fa parte di una collezione per cui abbiamo attivato un abbonamento, vedete che c'è la possibilità di fare un download. Così come ci sono le altre funzioni, cioè quella di aggiungerlo tra i preferiti e oppure di citarlo, quindi di trasformarlo in un riferimento bibliografico con uno stile predefinito. Ecco, per ora in questa pagina i risultati sono tutti scaricabili, però su JSTOR si può anche arrivare a dei risultati che non sono a cui non siamo abbonati e per cui ci fermiamo semplicemente al riferimento bibliografico, non c'è la possibilità di scaricare il PDF. Ecco, vediamo un po' come funziona. Vedete che ci sono anche immediatamente i soggetti, qui c'è la funzione appunto di esportare il riferimento bibliografico in formato, secondo un determinato formato citazionale, e qua ci viene proposto la variante relativamente a quelli che sono i tre principali stili citazionali maggiormente diffusi a livello internazionale per quanto riguarda la pubblicazione scientifica e accademica. Se clicco dentro al titolo mi si apre la scheda relativa al mio articolo e
inizio ad avere anche la possibilità di leggere il full text, che può essere scaricato anche in formato PDF. Quando cerco di scaricare un PDF da JSTOR, mi chiede un ulteriore passaggio cliccando su Download PDF e bisogna procedere, cioè accettare Proceed to PDF, e, in quanto essendo abbonati abbiamo la possibilità appunto di procedere con lo scaricamento, però bisogna andare avanti, non fermarsi semplicemente a questo primo download PDF, perché richiede un'ulteriore diciamo richiesta di conferma la prima volta. Ok, quindi fondamentalmente vedete che JSTOR si presenta, anche se forse con una struttura un pochino più semplice, si presenta comunque come le altre banche dati che abbiamo visto finora.